In al buco contro Rudy, FT3, vediamo chi va in finale contro Star Platinum, Kemi contro Charlie e si parte. Partiti subito, si studiano, vediamo la pressure di Kemi con la drive presa, non skippata, all'angolo Charlie, subito. Assolutamente sì, buono l'over da parte di Rudy, ma pressure, bella la commenda presa da parte di Bugo. Se ne prende già due di prese, non se ne aspettava. Assolutamente sì, continua la pressione del corner, Rudy non ci sta, contrattacca, riesce a uscire solo per un attimo, non però uscire, la tiene lontana, ci sta riuscendo abbastanza quel che serve e rientra Kemi col dry rush, va in pressure, si porta il round completamente a favore, vediamo se lo chiude con la presa, pixel di vita lo chiude e ci siamo, primo round per Bugo. Nuovo la rush con la pressione di Bugo, qua dentro è pressione devastante, può solo difendersi per adesso Rudy, vediamo se ne esce, proiettile, prova ad aprirsi il gioco, il passo, di nuovo il passo, Kemi di nuovo però che entra, converte, porta pressione al muro, la drive impact che non è riuscito a contare, gli dà un po' di respiro, il proiettile che gli consente di avanzare. Bello l'anti-air di Rudy, ancora una volta non si fa a fregare, attenzione ancora una volta alla pressione da parte di Bugo, prova ad agire Rudy, prova la drive impact, ma bella la command grab di Bugo e attenzione però, yes, buona il DP, buona la conversione level di Rudy, 3, non ci pensa due volte 3, e dovrebbe essere abbastanza, sì, sì, la chiude. Ottimo comeback da parte di Rudy e andiamo sul round 1-1. Final round subito. Ok, jumping di Rudy, prova a mettere pressione con drive rush, Bugo è attento, non si fa fregare, si prende però la presa. Prova a tenere botta Rudy, ma la pressure di Bugo è impressionante, level 3. Parte da livello 3, ottimo e unico momento per usarla, sì, ottimo danno. In più era a corto di drive, con questa super se lo riprende. Sì, quasi mezza barra, continua la pressure con la rush, adesso la presa. Drive rush più presa, di nuovo la presa, vediamo se va per lo scimmio per terza presa. Drive impact, ma Rudy è pronto, bravissimo, non si fa fregare. Bravissimo, contro drive impact. Ma la conversione cerca i cross up e arriva il drive impact che non danno, può controllare danno è altissimo, Bugo, no, però alla fine Bugo si prende il primo match. Droppa la combo. 1-0 per lui. Bugo si prende il primo match. 1-0 per Bugo. 1-0 per Bugo. Partono subito. Buono drive impact qui da parte di Charlie. Prova a massimizzare la combo. Danno altissimo. Sì, la massimizza e la ottimizza perfettamente, buono DP però di Bugo per uscire dal corner, manda al corner Rudy, di nuovo situazione capovolta, si prende la bello pressure, dive kick, prende la bello lo scimmi. Di nuovo la rush per aprirsi il gioco, la presa adesso, di nuovo all'angolo, è già la seconda volta che si prende una doppia presa, esatto. E lì è una questione di scelta. Esatto. È tutta una questione di scelta perché Bugo potrebbe anche arretrare, fargli whiffare la presa e punirlo. Ok, bella qui la conversione da parte di Bugo, attenzione molto round, molto vicino, sì, lo chiude, sì, chiude il round Bugo e si prende il primo round. Sembra quasi che Rudy non riesca a intuire bene quando gli arriva la presa. È normale, la presa non è una cosa che si può reagire, ma è una cosa che va indovinata. Esatto. Per essere all'angolo di Rudy adesso che si apre spazio, prova. I salti non lo hanno premiato perché lo hanno messo di nuovo all'angolo, però ne esce bene, può convertire, vediamo se va con la livello 3. Sì. Una mossa che no, perché gli costerà 3 barre e ora al prossimo round non le ha mentre Bugo sì. Ha chiuso bene ma ha sprecato le barre. Sì, considerando quanta vita viva era meglio non farlo. Eh sì, ora Rudy ha un vantaggio di barre, Bugo ha un vantaggio di barre impressionante. Esattamente. Ok, buona però la giocata di Rudy, però buona. Buona presa con all'angolo, meglio, però Bugo sotto il ferri. Bellissimo l'anti-air. La pressure il Bugo, si difende benissimo Rudy. Ma la pressione arriva alla livello 3 che Bugo sfrutta appieno, recupera barra e manda in burnout Rudy e attenzione ragazzi, adesso per Rudy è difficile, burnout all'angolo con poca vita, esce dall'angolo intanto che era fondamentale per lui, però arriva il dive kick di Bugo e il 2-0 da parte sua. È concentratissimo Bugo, vuole la grand final.
non gli è piaciuto come è uscito dalla winner bracket e ora vuole riprendersi. Vediamo se Rudy fa qualcosa adesso, presa di nuovo, skippata a questo giro, indovinato. Bella dive kick di Bugo, prova a reagire Rudy, però non riesce, va di drive impact, se reagisce una grande. Vediamo Rudy se massimizza il danno, rush danno a muro. Lo massimizza e cambia anche corner, quindi cambia scelta corner perfetta. Però buono il DP da parte di Bugo, ma l'over di Rudy confermato. Ancora va di low dopo il drive rush, Rudy ancora non ci sta, vediamo. La presa di nuovo, adesso situazione di stallo, burn out per Rudy. Livello 3 tirato un po' super, a caso, che verrà pulita abbondantemente, no, invece se la prende a Bugo, incredibile. Preme troppo presto, va in drive, burnout, entrambi burnout, ma chiude con la presa. La vittoria del round e match forse Rudy si meritava qualcosa di più qua. Sì, in questo round sì. Molto bravo per Bugo che ha preso un passo dalla finale. Ma dal kick di Cammy gli consente di fare pressure di nuovo, level 3, non ci pensa due volte, si vuole portare in vantaggio. Il danno è altissimo, se ne va a mezza barra. Ma sul sicuro esatto. Bugo dice voglio chiudere il match. La pressure a muro di nuovo, vediamo se ne esce Rudy. Ne esce bene. Prova a imporlo lui, cambio corner. Lo tiene lì, dice non ti mollo, ti tengo al muro. Fase di stallo, la punizione di Rudy, non massimizzata, droppa la combo. Vediamo se ne esce Bugo. Ne la esce presa, grande, fine presa round, di Bugo. E ragazzi, Bugo va col 3-0 e va in final contro Star Platinum, ragazzi. Star Platinum, Bugo sarà la grand final a brevissimo qua. Un secondo.